grande tema del rapporto tra legge e contratto, che in alcune parti almeno del testo sembra risolversi a favore della legificazione, e che è un tema implicato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale che, dichiarando illegittimo il blocco degli stipendi della pubblica amministrazione, ha riconosciuto anche il ruolo della contrattazione. Io quindi sottolineo che è un tema che richiede una riflessione importante da parte di tutti noi, anche un'ulteriore riflessione, e però prendendo atto del parere contrario di Governo e relatore ritiro l'emendamento. Grazie. D'accordo, deputata Agostini. Allora è ritirato, andiamo avanti. Siamo al 7.109 Cecconi. Il parere è il contrario di Commissione, Governo, si rimette all'Aula, relatore Sella, favorevole 5 Stelle, ma il deputato Cecconi chiedeva di intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente, perché credo che su questo particolare emendamento e articolo un approfondimento l'Aula lo debba un attimo fare. Perché mentre per il Corpo Forestale dello Stato, nonostante il dramma che stiamo vivendo, c'è stato un ampio approfondimento, un ampio dibattito sia al Senato sia alla Camera, l'emendamento presentato dal relatore e ovviamente appoggiato dal Governo, presentato la sera e votato la mattina successiva, riguarda un ambito sempre delle Forze Armate, che è quello delle Capitanerie di Porto, in cui si va a determinare una ben non precisata riorganizzazione. Tanto per essere chiari, la Capitaneria di Porto festeggia tra 5 giorni i suoi 150 anni. Ci lavorano e prestano servizio 11.000 ragazzi, 11.000 agenti, e sia in commissione, sono oggi qui a chiederlo anche in aula, questo emendamento è stato presentato senza nessuna giustificazione. Né il Governo né il relatore si sono degnati di dire come hanno intenzione di riorganizzare le forze operanti in mare e che cosa vogliono farne della Capitaneria di Porto. E io credo che, sia per rispetto degli 11.000 ragazzi che lavorano nei nostri mari per proteggere le nostre spiagge e i nostri porti, sia per rispetto di quest'Aula che con 5 righe potrebbe determinare lo scioglimento di un corpo che vive in questo paese da 150 anni, il Ministro qualcosa ci debba riferire. Perché le forze armate nel nostro paese sono molteplici e le forze operanti in mare sono altrettante, perché la Capitaneria di Porto ha certo le motovedette, ma ce l'ha anche la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, anzi quelle adesso non ce li ha più, ce li hanno i Vigili del Fuoco operanti nei nostri porti. Quindi, quando si parla di riorganizzazione delle forze operanti in mare, che cosa avete intenzione di fare? Cosa ne volete fare delle nostre capitanerie di porto? Perché i nostri porti, la nostra sicurezza nei porti e sulle nostre spiagge è garantita da questi ragazzi, hanno anche compiti civili pur appartenendo a un ordine militare, erogano per esempio i patentini nautici, fanno indagini per la polizia giudiziaria e questo emendamento, seppur appena leggermente modificato, va ancora di più a rendere vano e poco credibile quello che voi state cercando di fare. Perché avete addirittura autorizzato l'inserimento di un eventualmente maggiore integrazione, che non significa nulla in una delega. Cosa vuol dire eventuale maggiore integrazione? Quindi o ci spiegate seriamente che cosa state cercando di fare, e date una spiegazione sia alle capitanerie di porto sia ai cittadini che vivono nel nostro paese, certi che sulle nostre spiagge, sulle nostre coste opera un corpo che da 150 anni vive in questa nazione, oppure il significato di avere seduto qui un ministro che è intervenuto solo una volta in 2 giorni è abbastanza vano, e credo che su questo una spiegazione all'Aula perlomeno vada data. Grazie Presidente. Ringrazio deputato Cecconi. Allora chiede di intervenire anche il deputato Nuti, prego. Sì, grazie Presidente. Vede Ministro, noi siamo qui per votare una delega scritta dal Governo, una delega al Governo, che in pratica tocca tanti argomenti. Fra questi, una sera, un pomeriggio meglio, arriva un emendamento del relatore che in pratica pone la Guardia Costiera
sotto la Marina Militare e definisce soprattutto una vaga riorganizzazione del corpo della Capitaneria. Ora, nel momento in cui in Commissione le è stato chiesto di spiegare qual è l'intenzione da parte del Governo, perché se il Parlamento deve darle una delega